cari te amici, ma oggi volevo sfogarmi con voi con due ricordi. Il primo è più recente. L'altra sera scendevo verso San Giorgio sul Corso e ho visto un'animata discussione. Siccome passavo lì vicino, non ho potuto fare a meno di ascoltare. Ascolto, c'erano uomini anziani, meno anziani, tutti impegnatissimi. E di cosa stavano parlando? Amici, stavano parlando di Milan, Inter e Juventus. Avrei voluto ammazzarli. Non perché non si possa parlare di calcio, ma perché io non riesco a comprendere com'è possibile che tra tutti i guai che abbiamo, tra i miliardi di guai che abbiamo, i nostri uomini, cioè coloro che dovrebbero provvedere a migliorare la situazione, invece di ragionare su politica, figli, che cosa dobbiamo fare, cosa. Si scaldavano ed erano quasi pronti ad arrivare alle mani per la Juventus, l'Inter, il Milan. Amici, la Juventus è una squadra di Torino, Milan e Inter sono squadre di Milano. Che catenazzo c'entrino con noi? Questo dovreste un giorno spiegarmelo. Io capisco che noi possiamo sostituire ai problemi queste cose. Io tante volte parlo, eh sì, parliamo di calcio. Ogni tanto la vostra intelligenza, perché l'avete, vi sento parlare di calcio, dite cose bellissime, siete capaci di fare ragionamenti meravigliosi. No, invece di applicare la vostra intelligenza sulla politica, cioè parliamo della politica regionale, con lo stesso calore, con la stessa intelligenza. No, lì non siete capaci di ragionare, siete capaci soltanto di ripetere a campanello le cretinate che sentite in televisione oppure che leggete su qualche giornale prezzolato. Ormai io non leggo più giornali, non guardo più televisione, sono pochi quelli che scrivono con la propria testa, sono veline, arrivano, buongiorno, buonasera. Primo ricordo. Secondo ricordo, è un po' più antico, qualche mese fa, mi trovavo in Via Marina, a un certo punto vedo una sfilata di bikers. Intendiamoci, andare in moto, la libertà, il vento in faccia, è una cosa bellissima, perché questo sentimento meraviglioso debba essere coniugato nella visione bikers americana. Questa è un'altra cosa che io non riesco a capire. Mi piace andare in moto, ma posso andarci vestito anche con l'Imation, col chitone? No, mi devo vestire come un bikers americano. Ormai quelli, gli Hells Drive, gli Hells Devils, Angels Devil, tutte queste schifezze americane, sono datate. È un fenomeno, amici, di retroguardia culturale. Leggete il labiale, retroguardia culturale. Viva la moto, viva i viaggi, viva andare con gli amici in giro, viva la libertà. Ma perché ti devi mettere l'elmo tedesco o il giubbotto degli Hells Angels? Perché? Perché? Perché ti devi chiudere in moto, in circoli di motociclisti? Perché? Perché devi copiare una cosa che non è tua? Tutto questo ve lo dico, ovviamente non perché ce l'abbia né con chi si interessa di calcio né con chi vada in moto. Il problema vero è, come al solito, che tutte queste forze che noi togliamo alla progettazione del nostro futuro, alla fine si risolvono in zero. Zero. Alla fine questa terra non avrà altro che quello che ha voluto, e cioè calcio, frittole e macchine grosse. Euprattene, amici miei, ragionate.